Un saluto a tutti qui da Copippo. Oggi è un video più particolare del solito perché non sono in webcam, ma andremo a vedere come riparare il joystick della Nintendo Switch, ossia il Joy-Con. Quanti di voi hanno un problema simile? Vi lascio la clip per capire. Ecco, come prima cosa prendiamo il nostro Nintendo Switch e come vedete se andiamo a fare la calibrazione del Joy-Con, vedete che ha questo tipico problema che se ne va per conto suo. Infatti, mettendolo al centro, lui dopo un po' comincerà subito ad andare verso destra, verso sinistra e andare un po' dove vuole. Allora noi adesso andremo ad aprirlo. Per aprirlo ci va un cacciavite a stella. Io adesso velocizzo il video così non ve lo rendo troppo noioso e togliamo le prime quattro viti nella parte posteriore. Andiamo ad aprirlo molto delicatamente perché ci sono i loro flat collegati, quindi apriamolo la parte esterna, cioè la parte di dietro posteriore, e come vedete c'è la batteria. Andiamo subito a rimuovere la batteria. Ecco, qui basterà solo semplicemente tirare. Tirando lui verrà via. Adesso prendiamo un cacciavitino, sempre cacciavitino a stella, e togliamo le quattro viti che ci sono all'interno, sempre nella parte posteriore. Rimuoviamo la plastichina, facendo sempre attenzione al flat che troviamo sotto di esso. Prendendo una pinzetta, potete usare anche le pinzette per le sopracciglia di vostra moglie. Andiamo a rimuovere il flat, tirando sulla plastichina grigia e tirando via il flat, molto delicatamente, sono molto delicati questi componenti. Quindi andiamo a fare la stessa cosa con il secondo e la stessa cosa con il terzo. Il terzo sarà il joystick direttamente. Però andiamoci a togliere le vitine che si trovano sopra al joystick. Quindi sono due, una verso il basso e una verso l'alto. Ricordatevi di metterle da parte, non perdetele, mi raccomando. Quindi andiamo a rimuovere il joystick, come vedete. Questo è il vecchio che non funziona. Lo andremo a sostituire con uno nuovo. Di solito questi nuovi costano veramente poco, quindi conviene comprare un piccolo joystick nuovo da poter inserire nel nostro Joy-Con. Adesso che abbiamo il nostro joystick nuovo, prendiamo il flat, apriamo la linguetta come si deve e inseriamo prima il flat perché dopo sarà un po' più difficile infilarlo. Ecco, lo posizioniamo e andiamo a prendere la pinzetta e tiriamo, cerchiamo di spingerlo un pochettino che faccia contatto, e spingiamo e andiamo a chiudere la linguetta che si trova nella scheda madre. Adesso possiamo andarlo a vitare, quindi centriamolo, spingiamo un pochettino e andiamo ad avvitarci le vitine. Tiriamo via il flat perché sennò rischia di rimanere sotto. Quindi prendendo le vitine, ne mettiamo la vitina sotto e la vitina sopra. Ecco, andiamola a stringere. Adesso prendiamo la pinzetta e colleghiamo gli altri due flat. Sempre molto delicatamente lo prendiamo, lo posizioniamo lì. Spingiamo un pochettino
e abbassiamo la linguetta, così da bloccare il tutto. Facciamo la stessa cosa anche con il secondo. Ecco, adesso riposizioniamo la parte interna nella giusta posizione e andiamola a centrare con le vitine che abbiamo tolto in precedenza. Erano tre. Adesso prendiamo la batteria e semplicemente posizioniamo come prima il suo connettore, spingiamo un pochettino e lui si collega. Potete anche cambiarla la batteria se volete, io ad oggi metterò quella vecchia. Andiamo a chiudere il tutto. Riposizioniamo il tutto, come vedete è già acceso, quindi funziona. Rimettiamo le quattro vitine che ci sono nella parte posteriore. E stringiamo bene il tutto. Ecco, adesso andiamo a prendere la nostra Nintendo, ricolleghiamo il nostro Joy-Con, andiamo a fare la calibrazione e come vedete funziona tutto, sia giù, su, destra, sinistra, funziona tutto perfettamente, non ha più quei problemi di prima. Perfetto. Così facendo possiamo semplicemente aggiustare il nostro Joy-Con. Ecco, andremo così andremo a spendere veramente poco comprando questi componenti da sostituire ed è molto semplice sostituirli. Invece di andare a comprare un Joy-Con nuovo o di seconda mano che comunque andiamo a spendere più o meno sui 50 euro, così facendo con un paio di euro ordinando il pezzo possiamo cambiarlo noi tranquillamente. E quindi possiamo tornare a giocare con il nostro Nintendo Switch. Quindi io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un mi piace e ringrazio Neluzu che mi ha sostenuto con questo video, si è prestato a fare la clip per me e vabbè, lo salutiamo e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video sulla tecnologia. Ciao!